Io penso che la maglia biancoverde si ama. Siamo in un momento di difficoltà e sono da 7 anni, io mi sento questa maglia addosso e sono il primo tifoso. Quindi se io fossi un tifoso, quando smetterò di smettere di giocare a calcio fra, non so, fra 10 anni, non lo so, io l'Avellino vince, si perde, si pareggia, con la neve, con la pioggia, vado sempre a sostenerlo. Siamo andati sotto la curva perché quando si vince è bello, si salta, quando si perde è giusto prendere i fischi, ma li prendiamo in modo costruttivo. Solo questo. Io da 7 anni che sono qui, oggi sì, abbiamo perso e ci sta la critica, l'ho sempre presa nel modo giusto, nel modo costruttivo, ma ho sentito tantissime critiche non calcistiche, quello vanno a toccare il valore umano e quello io non lo accetto. Non lo accetto, uno, perché nello spogliatoio siamo tutti uomini, uno, e sfido chiunque. Due, criticare Gigi Castaldo è vera utopia, punto. Come sono arrabbiato per quelle varie critiche che ho detto prima, nella stessa entità sono molto dispiaciuto per come è andata la partita, perché noi primo tempo fatto molto bene, abbiamo sfiorato il gol in diverse occasioni, però non va bene commentare il primo tempo bene, secondo male, perché sennò qui non ne usciamo più e non si cresce. Quindi per avere una crescita mentalmente, purtroppo da un momento a questa parte stiamo peccando un po' e questo dispiace molto, però come ho sempre detto, il lavoro, l'unione della piazza, tutti, questo fa bene perché questi momenti li abbiamo già passati e a testa alta li abbiamo superati alla grande. Quindi ora testa basta, ma da domani si alza la testa perché questo Avellino è vivo, secondo me.